a Cittadella con un gap purtroppo da gestire, quello di una serie di diffide di cui è in corso anche lei e che dovrà, diciamo, paradossalmente far accendere la squadra bianco-verde, il semaforo rosso, quindi a fare molta attenzione, ma non certo a tirarsi indietro se si vuole, come si deve, continuare questo trend positivo iniziato con il Carpi da proseguire a tombolato in prospettiva poi del big match col Palermo. Sì, diciamo che sicuramente un occhio di riguardo bisogna averlo sul fatto delle, diciamo, delle ammonizioni, perché comunque oltre, diciamo, a tutti i quattro difensori centrali poi c'è anche, se non sbaglio, Bittante anche in diffida, che magari credo potrebbe essere anche un'alternativa, visto che magari anche quest'estate in ritiro è stato provato anche nei tre di difesa. Però dico, con questo non toglie il fatto che bisogna andare lì comunque e non badare a spese, nel senso che bisogna fare una partita tosta e, ripeto, con un occhio di riguardo, ma attenti a quello che bisogna fare. Senti, tornando un attimo alla gara con il Carpi, sebbene ovviamente dal punto di vista tecnico-tattico sia stata in qualche modo condizionata ovviamente positivamente da parte dell'Avellino per quei due gol fatti dopo 5 minuti, però insomma in ogni caso la retroguardia ha potuto avvalersi anche del tuo apporto, un apporto a questo punto, diciamo, sempre più evidente, sempre più positivo. Si è visto in qualche modo anche il Peccarisi forte di tantissime gare in Serie B, della sua esperienza e della sua autorevolezza dietro, praticamente questo è segno anche che la tua forma, insomma, sta arrivando al top. No, io ti dico, sicuramente lo sai, non è facile magari per uno della mia stazza trovare la condizione magari non giocando, però sai, a volte allenandoti bene durante la settimana e soprattutto non saltando allenamenti, cercando di fare sempre il massimo, magari bene o male riesci a trovare un po' di condizione. Spero che le cose potranno andare anche meglio, nel senso che comunque uno deve cercare sempre di migliorarsi, quindi ecco, il mio obiettivo è cercare di fare sempre il meglio possibile. Perché questa differenza di rendimento tra l'Avellino formato da Deon Lombardi e quello che invece si trasferta di là dell'ultima prestazione di Siena condizionata da tanti fattori? Tutto quello che è risultato. Scusa, non ho capito. Dici del fatto in casa, fuori casa? Ma credo innanzitutto il pubblico, che diciamo in casa è numeroso, altrettanto lo è fuori casa, però diciamo magari a volte l'atteggiamento proprio durante la gara, magari fuori casa hai meno spazio, magari il fattore che c'è anche da noi in casa magari può valere anche per le altre squadre, quindi, però sicuramente è una cosa che dobbiamo migliorare, perché dati alla mano fuori casa abbiamo raccolto poco, e magari già con Cittadella potrebbe essere l'occasione buona. Ok, guardare una partita alla volta, però giocare con il Cittadella di martedì può essere un vantaggio o uno svantaggio poi in prospettiva della gara con il prossimo Imperial? Sì, sicuramente magari quando hai pochi giorni a disposizione per recuperare la partita, magari ecco, si può accusare un po' più di stanchezza, però credo che anche il mister credo che sarà bravo anche a gestire anche la settimana d'allenamento per cercare di recuperare il prima possibile e rientrare in forza nel miglior modo possibile. Finora avete sempre parlato di salvezza, però dopo 10 partite vedere che non quarto posto, da un lato alimenta anche speranze di tifosi, ma anche
sicurezza, la fiducia ancora di più nello strumento. La parola playoff è una parola che viene bandita, oppure è troppo presto per parlare di qualcosa, si può già parlare in prospettiva. È pur vero che abbiamo fatto soltanto un fatto e cambia in serie B. Guarda, io vengo da un'esperienza. Sì, esatto, vengo da un'esperienza di Ascoli che c'ha un po' dell'assurdo, nel senso che a gennaio, febbraio eravamo quasi a ridosso dei playoff e non si è capito più niente, alla fine siamo retrocessi, non abbiamo fatto fatica proprio a fare punti. Un po' vuoi perché magari nella seconda fase di campionato magari si possa avere carenza fisica. A gennaio comunque molte squadre si rinforzano, diciamo che il campionato di gennaio è sempre un secondo campionato, un campionato a sé. A noi l'importante adesso è cercare di fare più punti possibili. Poi strada facendo, sai com'è, la fame viene mangiando, quindi noi intanto stiamo con i piedi per terra, poi strada facendo vedremo. Tornando alla domanda che poneva prima il collega sulla differenza di, perlomeno in termini di risultati, ma un certo di rendimento tra le gare in trasferta e in casa, è ovvio che l'Avellino, se si trova lì, si avvale anche del fatto che ha giocato 6 gare su 10 in casa, e ovviamente onore al merito perché ha tradotto addirittura 16 punti su 18 in casa, quindi significa ha fatto quasi il massimo. Però per contro quelle 4 gare fuori casa parlano di solo 2 miseri punti portati in cascina. Questo significa che ci deve essere proprio un giro di volta, una trasformazione quasi a 360 gradi per quanto riguarda i risultati più che il rendimento. Come dicevo prima, ecco, sicuramente qualche cambiamento c'è da fare a livello di atteggiamento magari fuori casa. Ad esempio, secondo me, adesso non per stare sempre a recriminare sulla partita di Siena, però avevamo fatto anche una buona partita, c'erano state delle situazioni che potevano andare a nostro favore, che magari potevano incanalare la partita e magari verso la vittoria a favore nostro, però poi è girata tutta al contrario. Ripeto, secondo me qualcosina dobbiamo migliorare, però l'atteggiamento secondo me è quello giusto, quello comunque di essere tosti e cattivi, sempre a livello sempre agonistico naturalmente. Magari se fuori casa magari capitano meno occasioni da gol, ecco, allora forse lì un po' più sarebbe meglio essere un po' più cinici in certe situazioni. Lo scorso anno già hai affrontato il Cittadella, che è una realtà che si è consolidata in campionato di Serie B. Il Tombolato non è sempre stato fino a un fattore, anche se solo in casa, e non erano così tanti i punti. Rispetto allo scorso anno è una squadra diversa, qual è il punto di Ma il punto di forza secondo me è già da parecchi anni il fatto che hanno costruito sempre secondo me prima di costruire la squadra a livello di qualità l'hanno costruita a livello di uomini, creando sempre un mix tra giovani e vecchi che si è sempre compensato e ha creato sempre dei buoni risultati. A volte, sai, non sempre paga il fatto di prendere un nome, di prendere magari un giocatore che viene dalla Serie A, quando poi alla fine non c'hai una base che è formata dal gruppo.